Non si vede, non si vede, non si vede. Buonasera, buonasera, buonasera. Bentornati su quella che spero sia l'ultima puntata di Brutal Legends. Passiamo innanzitutto il volume che mi sta spaccando i timpani. Vedrò, magari lo compro e ti fotto la console per Ok. qualche ora. Si può fare volendo, lo giochi da me altrimenti. Ora si vede, meno male, meno male. Sì, è tutto un problema di OBS, di MSI Afterburner, che è la roba che si vede in alto a destra, che ci dà un po' di informazioni su... Bassa bassa, c'hai ragione anche tu. Ho alzato un pochino ieri per LOL, ma... Ok, allora, eravamo rimasti a noi che abbiamo stompato la nostra amichetta Ofelia. Quella che scappa miseramente dopo essere stata sconfitta. Ma proprio con cattiveria. Vediamo un po' dove va a finire la storia. Onestamente sono curioso Lita? adesso. I want to go up there and end this myself. But I just feel like I don't have the stomach for it anymore. Some people can run on vengeance forever, but not you. You're a leader. A hero. Just like Lars. And you? I'm not going up there for vengeance. Diglielo. What are you going up there for? Si sente ancora alto, chiaro? I'm just cleaning up a mess. È uscito anche il 2 di sto gioco, di Brutal Legend, dici? Davvero? Davvero? Brutal Legend 2? Ma è una cagata. No, non ci sono novità. No, semplicemente c'è una... C'è un'intervista a Tim Schafer, che è il creatore di Double Fine, ovvero l'azienda che ha prodotto questo gioco, e che dice che non si esclude un seguito, ma non è uscito il 2. Yep, that's my job. Non è ancora uscito. No, non lo porterò comunque. Non credo che lo Baby. porterò. In realtà forse perché no? Cioè, sarebbe interessante capire come dopo 12 anni si è How do we evoluto. stop this, Ophelia? Per Xbox non è un problema. One of us has to die. Tutto quello che esce su Okay. Xbox esce anche su I PC, nominate quindi. the person who sold us out to the demons. You're right. Better you than me. Mi sa che va su... No, sulla 360 no. Oh, attenzione. Please, do not stop. Dai, lui è nostro You two have padre, been forza. having such an entertaining war. I see you called in your boyfriend for help. Eh, Sicoria? No, wait. Sicoria? Sicoria? This girl? This sad Mondo. human girl? Ha ha ha! Oh, you think she is the grand demon witch? The white-winged death? Guarda la telecamera un Your secondo, dopo guardo, dopo subtle guardo. puppet couldn't hold a candle to Emperor Sicoria. The Emperor was our most fierce, our most bloodthirsty warrior. Oh, I'll admit I was pleased when she left our time, her throne unattended. But when she did not return, I mourned for her. I thought she had failed. What are you talking about? She did fail. My father killed her, right? She's never coming back. That's not exactly what your father did to her. Ok. The road can be a lonely place, don't you think? No, she succeeded in sending us a great wealth of secrets, not from the future, but from our past, through the vessel of her own child. Thank you, son of Sicoria, for completing your mother's mission, for teaching us the secrets of the Titans, and ensuring our rule over this land forever. Oh, But okay. you said that I smelled her blood in the temple. I did, just as I can smell it now. Ah, quindi si stava riferendo a noi. Io Coursing pensavo che si stesse through your riferendo veins. o a Ophelia o alla No sorella di way. Lars. Imagine my relief when I found out it was just you and not Sicoria back to fight me for the throne. Why are you acting so surprised? You're wearing her shirt.
È vero, c'è scritto su Coria. No, we may finally crush this black tear rebellion forever. Le ha persi i capelli. By tearing out its heart. What? Ophelia! What? Holy fuck! Plot twist sì, cazzo! Giuro che questo non me l'aspettavo. Oh, please. Ok. That was nothing compared to what you did to her. Vero anche questo. You made her into a little monster. Ok. Let me show you how to make a big one. Wow. Ok. Il panico, cazzo sì. Che succede? Mostro enorme adesso. Oh oh. Oh mio Dio, ma quello è un teschio? Eh sì. È una torre teschio. È un'idra? È un'idra? Merda! Ciao Jenny! Buonasera! Da quanto tempo? Come va? Ha più teste? Sì, a quanto pare sì. Bisogna capire se gli ricrescono adesso. Siringhe di troca. Oh, attenzione, un altro group battle. Tutto bene, tutto a posto, tutto a posto. Che mi racconti, Jenny, come va la tua vita? Allora, che dobbiamo fare qua? L'abominevole sovraccarico. Fuck. Allora, bisogna di un paio di truppe, innanzitutto. Allora, vediamo un po' com'è la situazione. Qua se li melto. Malissimo. Ok, fantastico. Allora, qui cosa abbiamo? Questo è un nemico? Assolutamente no. Allora. Grazie ragazzi, andate a pestare qui. Ci sono i nemici qui. Benissimo, grazie, mi spiace per non essere passata, però ho visto la vecchia live. Oh, che brava. Grazie, Jenny. Che mi racconti, che mi racconti? Come procede la tua convivenza e tutto il resto? Che succede qui? Ok, upgradiamo. Qui possiamo farci fan. Il gioco FPS che dicevi era Doom? Sì, Jenny, era assolutamente Doom. Di qua, di qua, di qua. Questi ci penso io. Non è vero, non ci penso io mai. Non è vero niente. Ok, face melter. Meno male che non c'era l'ora. Non mi piace, ok, ok, ok. Claro, claro. Come mai non ti piace, Jenny? Mi sembra tanto il tuo genere di gioco, considerando che giochi spesso a come cazzo si chiama? Overwatch. Ok, come siamo messi qua con le truppe? Lì, attaccate lì. Non lo so perché, ma quello no. Ok, ok. Forse perché è tanto gore, cioè c'è tanto sangue da tutte le parti e cose così. Può essere magari sia quello il motivo. Ma io cos'è che devo fare? Devo attaccare loro, praticamente. E come vi attacco a voi? No, quello non dà fastidio, no? Pensavo fosse quello il motivo.
Che succede qui? Ragazzi, avvicinatevi un po' più in qua. State un po' più indietro, dai. Mi sembrate un po' di più così. Vediamo. Ah. Dai. Ok. Vengo livello 2. Io vorrei capire cosa devo fare qui. Se tipo devo combattere. Se tipo devo attaccare qui. Non c'è tipo Scofici, Doviculus e le sue armate. Non mi dà informazioni utili, mi sa. No, te non devo rompere il cazzo. Aia. Ah, perché lui ogni tanto spara robe così a cazzo di cane. Che mi fanno un male atroce. Capisco. Questa roba ha senso? Tipo posso... Ah, non credo, no. No, non lo so. Che succede qui? Amici? Per il resto, Jenny, la tua nuova vita, come sta andando? La convivenza e tutto quanto? Posso tirare fuori roba utile qua, tipo così? Che succede se combatto, tipo, se vi dico di andare lì? Provate, vediamo che succede. Sono curioso. Ah, quello esplode, è quello che esplode fa danno. No, ok, questa roba. State colpendo? Ma sì, tutto bene? Non mi sembri convintissima, Jenny. Oh, oh merda. Cos'è questo coso? Attaccate prima lui, per favore, amici. Ok, adesso attaccate qui. Oh oh. Ancora? Quando è che posso tirare quello spaccapietre, cazzo? Dai, dai, dai. Oh merda. Oh, uno è andato, credo. E che ci devo fare? E cosa faccio? Vado tutti qui? Io ci devo andare io, non capisco. Ok, quindi? Vado tipo qua a pestarlo, no? No, facciamo così, scusami. No. Non avrei dovuto fare questa cosa. Mi sa che non è una buona idea. Mi stanno morendo tutte le unità, vero? Stanno per morire tutte le unità, mi sa. Non ho fatto un cazzo. Non ho fatto un cazzo assoluto. Forse devo fargli gol. Oh, oh, mi sa che mi sono morte tutte le unità. Ah, mi cazzo, il miglioramento del palco, giustamente. Ah, è lui! Cazzo, ecco perché! Era il bastardo! Madonna, non mi sono rimaste unità. Ah, qua ci sono nemici, scusami. Sto anche prendendo meno roba. Va bene, voi attaccate lui, io vado a prendere qui. Grazie, arrivederci. Dicevamo, tributo ai fan. Perfetto. Voi andate tipo qua. Anche voi. Venitevi qua. Io aspetterei questo lo spaccapietra adesso. Non so se devo farci qualcosa con quella... con quella testa adesso. Voi in realtà potreste bastare per... Conduci il bolide... Ah, giusto cazzo! Giusto! Bello che me l'ha detto, grazie. Non ci sarei mai arrivato senza l'aiuto.
Ma mai, mai, mai proprio. Ecco, però io appena mi sposto lui distrugge le mie unità, mi so. Vai, 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 vai. Ok, è una testa è andata. Perfetto. You know, I'm glad now that your mother refused my advances all those years ago. Wow. Because at least I know you're not my son. There aren't many who can say that. Bello questo. Bello questo, mi è piaciuto. Oh, figa. Ragazzi, tutti lì, please. Tutti lì, tutti lì. Questo mi occupo io. Aspetta, in realtà posso farlo spaccasassi io. Ok. Cosa sta succedendo qui? Che bordello è? Ah. Oh merda. Ma dai, non posso muovermi. Che cazzo sono tutte le mie unità? Tutte morte? Dov'è la macchina? Con la macchina posso colpire dalla distanza. Sta funzionando? Sto uccidendo qualcuno? No, vero, che cazzo? Lasciami a schiacciasassi adesso. E posso fare questo. Oh, guarda che figo. Attaccateli, forza, forza, forza. Quello è morto, perfetto, quello è morto. Adesso che abbiamo la nostra spaccasassi, direi che la guido io, assolutamente. Che bordello sto gioco, abbastanza, abbastanza. È quantomeno incasinato, direi. A dir poco. Direi che la guido io e andiamo a fare un po' di... fa un sacco di casino, ma il volume è ancora alto, chi ha? Oh Cristo santo, che danno. Che cazzo era quello? Dude. Sì, leggermente, ok, allora abbasso ancora un pochino. E va bene, va bene, va bene. No, Cristo, cos'è che me l'ha distrutto qua? Ah, guarda qua. Che cazzo vi aveva visto a voi? Cosa posso fare ancora? Direi un paio di ranged. Thunderbog. Ok, questo recupero. Ok. Ancora. No, distruggiamo questo, grazie. Perfetto, adesso che la schiaccia sassi comunque sono bello forte. Bello forte, forte, forte. Non male, davvero. Io adesso li manderei a combattere, direi. Ecco, giusto ora che... tu muori così? Muori, vero? Sì, dovresti morire tu. Sei morto? Non è morto, non è morto, non è morto. No! La mia schiacciasassi. La mia schiacciasassi. No! Ma perché? Vabbè, dai, almeno loro stanno distruggendo la torre. Dio, devo aspettare ancora per la spaccapietre. Dov'è la mia macchinina in tutto questo? Non è questo, decisamente. Ok, anche quella è andata giù.
Comunque sì, chiaccia, nel senso non mi stupirei più di tanto del fatto che ci sia un po' di roba trash in questo gioco, onestamente. Giù. Ok, vado. Nel frattempo aspetto che sia ricaricata la spacca sassi. Spacca pietre, in realtà. La sto chiamando in tutti i modi, questo amico. Forza. YOLO! Ok, seconda è andata. Rimane solo la testa. Dai, anche le macchinine sto gioco. Ma si chiama. Ci abbiamo giocato almeno per metà del gioco sulla macchina. I'll give it up. Whatever victories your demon blood grants you will soon be unraveled by your human weakness. Come and see me when you grow a pair as big as your mother's. Scappato? Sa molto di pussy questa cosa, eh? Mi stanno sparando. Senti, vaffanculo, facciamo così. C'è Rock, trash e tracciati con le macchine. Ma anche nei calciatori siamo a posto. Così a caso. Ma sta cosa io non ho capito che cazzo vuole. Intanto mi arriva la mia schiaccia sassi. Devastante as fuck. Vai, schiaccia sassi, forza. Tira giù tutto. No, raga, di là. Che cazzo sta andando? Dove vai pure tu, pazzo? Pazzo scriteriato. Io non ho capito che cazzo dobbiamo fare. Non dobbiamo distruggere quella testa, scusate. Me lo sto inventando io, sta cosa. Forse è questo coso che è ancora in vita e dobbiamo spezzarlo. Perfetto. E lui è andato, direi, a occhio e croce. Adesso, se io tipo faccio questo. Scusami. Questo. Adesso i ragazzi dovrebbero unirsi a me, no? O almeno dovrebbero venire qui. E poi possiamo attaccare qui, no? No? Ma che cazzo stanno andando? Ah, vabbè, ma dillo. Ma scusa, ma dillo prima. Devo saltargli in faccia anche a sto scemo. Ma dai, ma saperlo prima. Ok. Salve. Son of Sakoria, suckled by the dry teeth of man. You are half so many things, I doubt any part of you is whole. Oh. Is there even a word for a creature such as you? Yeah, I'm a roadie. Oh. I keep the trash off the stage. Oh, merda. Aya. Only make me strong. That's the spirit. Ha una bellissima voce questo boss, vero? Sono assolutamente d'accordo con questa cosa.
Mi piace un sacco. Questo è morto, sì? Easy. Mi chiedo quanto siamo vicini alla fine. È lui davvero il boss finale? Ma soprattutto, domanda alla chat. Ophelia, rinasce o non rinasce? Oh figo. No. Aiuto. Ah, nel 2 forse, dici? Oh merda, sto per crepare, no. Trapassato. Ok. Sto prendendo un sacco di danno comunque, eh. Devo fare un po' più attenzione. Se no come pensi la posso riportare avanti la storia? L'idea è... Non lo so, ma secondo me non ha neanche bisogno di un... Cioè, secondo me... Oh, Cristo Dio. C'è un motivo se questo gioco non ha ancora avuto un seguito. Magari semplicemente non... Cioè, aveva un finale autoconclusivo il primo. Aia. Oh, attenzione, di già? Pensavo ci fossero... Ci fosse ancora un... Che tresciata. Solo la faccia comunque si è imbrattata di sangue, il resto super pulito. Ah, forse vuole il cuore di Ophelia? Per rimetterglielo a posto? Oh, l'aveva tenuto! Ma che carina! Ci voleva ancora bene! Eccolo là. No, eh. Oh! Oh no! L'oscurità vuole uno dei due. Solo uno può uscire dall'acqua? Oh no. Oh sì! Ci ha preso la collana, ci ha preso. Cosa carina. Vabbè, è un finale un po' standard, diciamo. Vediamo che succede adesso. Tonight,
We are here to celebrate a great man, a true hero, who fought by our side, who led us to freedom. Mio Dio, ma sta parlando di me! When no one else did. A man. Il concerto a fine game ci starebbe di brutto. Will never be forgotten. Lars. Chiaramente Lars, era ovvio. When Lars Halford fell, the cause seemed lost. But it survived. Because there was another great warrior in our midst. Sua sorella. Let us not forget the sacrifice and bravery of Leta Halford, everybody. Era ovvio, dai. Era così spudoratamente ovvio. My brother saw goodness in people. Even in people for whom I had nothing but suspicion. Now I hope that we can stand together. I hope we can all stand together. For the honor of Bladehenge, for the freedom of its people, and for the glory of its metal! E lui giustamente fa i rodi. Sta dietro gli spalti. In fondo il suo lavoro. Hey man, you're missing the party. Oh, yeah. You know, I'm more comfortable back here. Yeah. Oh, here. I got something for you. Cos'è? Oh, Mangus, you didn't have to get me. Hey, wait. This is my tour book. Yeah, I swiped it. And it seems you wrote on it. Well, I wanted to leave you a little note. And then some of the other guys che figo. Wanted to sign it for you. Don't forget about us, man. Aww. Dudes, I'm not going away. I just got a couple errands to run. I'll be right back. You better. I'm not doing the loadout by myself. You don't have to do the loadout at all. We're staying here for good. The tour's over? Oh. Yeah, man. Tour's over. We're home now. Oh. Abbiamo finito il tour. Good roadie knows his whole job is to make someone else look good. Keep someone else safe. Help someone else do what they were put here to do. Oh, le stesse cose che ha detto all'inizio. You don't even know he's there. Once in a while he might step on stage just to fix a problem, to set something right. But then before you even realize he was there, or what he did, he's gone. No, lacrime nere. E quindi è questo il setup per un potenziale secondo gioco? Oh, guarda di là. Jack Black e Tim Schafer. Questa è l'intro del gioco. Sarebbe stato bello effettivamente un bel concertino a fine game, eh? Peccato che effettivamente non fosse in linea con il suo personaggio, no? Perché giustamente lui doveva fare... Oh, quanta gente, cazzo. Non era in linea con il suo ruolo di Rhodey, quindi... Ci stava che rimanesse dietro le quinte anche alla fine. Double fine. Questi sono i ragazzi. Deve essere figo lavorare in un gruppo così. Quante cazzate che vuoi fare, oh. E niente. Vabbè, quindi teoricamente mi dici che c'è un secondo. Finiamo un po' questi titoli di coda. Now that business is over, just a couple other loose ends I'd like to tie up. Ok, praticamente adesso ci sono tutte le missioni secondarie. Viva Maria, viva Gesù. Praticamente. C'è un sacco di roba da fare, bla bla bla. Quindi però... unità bacianime? Signore del dolore? Dolore c'è una versione super divina. Gioco di squadra? Doviculus? What?
Che senso Doviculus? Tra poco... Ah, perché io posso giocare al posto di Doviculus, praticamente? Cioè, nei panni di Doviculus. Sacerdote, sì, sì, praticamente potresti giocare anche nei panni di... di Doviculus. E niente, con questa bella vista lasciamo questo mondo, direi. Vediamo un po'. Di cosa possiamo discutere? In realtà tutto quello che c'era da dire l'abbiamo detto bene o male l'ultima volta. Questa volta è stata una mezz'oretta di gameplay proprio secco secco per il finale. Quindi c'è poco da dire, direi. Overall il gioco non mi è sembrato fenomenale, devo dire. Direi... gameplay sufficiente, la trama un po'... insomma, appena sufficiente. Allora, no, partiamo con calma, la trama. Partiamo dalla trama. La trama è carina, in realtà, perché effettivamente... me lo sei detto... Apex Legend su Switch, è uguale. Figa. Ciao figa, come va? A posto? Se aspetti un attimo, magari facciamo un pochino di partite su LOL, se ci sei. Comunque, dicevo, la trama non è spettacolare. Non è per niente eccezionale, però è carina perché almeno... diciamo che è qualcosa di innovativo. Innovativo. All'epoca sì, era innovativo, ma in generale è comunque qualcosa di unico, se ci pensate. Alla fine un roadie, cioè neanche una rockstar, ma proprio un gioco basato su un roadie. Bellino, mi piace il concept, ci sta. Sei figlio unico, dice a me o a Pika? Nel mio caso sì, nel caso di Pika no, ma te lo dirà lui. Quindi vabbè, ci sta come trama. Bellino il plot twist alla fine, ma per il resto è una calma piatta praticamente. Quindi non è vero che sei figlio unico, Pika, non dire cazzate. Quindi non lo so, la trama gli darei un 6,5, 7 meno, dai, facciamo un 7 meno, perché comunque nel suo essere trash è anche un po' carina. Poi, gameplay sufficiente, quindi niente di eccezionale, vabbè, un real-time strategy proprio risicato all'osso, no? Proprio risicatissimo, quindi... Poco da fare. Anche lì un 6 per la decenza. Funzionare funzionava, niente di interessante, boh, lasciava un po' a desiderare. Comparto tecnico, per essere il 2009, a livello artistico non era così osceno, non era bello anche per essere il 2009, ma mi piaceva molto la contestualizzazione del mondo e dell'universo narrativo, quindi ci poteva stare, dai. Ci poteva stare sotto quel punto di vista, secondo me. Si poteva fare, anche lì, boh, 6,5. Sei e mezzo, sì, overall non gli darei più di un 6,5, ma solo per la presenza di Jack Black e vabbè, in realtà il trash era carino, abbastanza singolare, diciamo. Le battutine, sì, divertenti. Il mondo bellino, ma per il resto niente di eclatante, niente che davvero mi facesse dire wow, pazzesco. Quindi boh, direi 6,5, voto finale. Ripeto, purtroppo 6,5 visto con gli occhi del 2021. Chiaramente se l'avessi giocato all'epoca magari sarebbe andata diversamente. Voi nel frattempo parlate della nostra relazione, va bene? Sì, 6,5 e basta, direi, niente di più, niente di meno. Sono curioso, aspetta, andiamo a vedere un attimino cosa diceva Chiara del fatto che forse c'è un secondo episodio nella saga. Foto. Still post. Infatti è quello che ti dicevo, sì. Tim Schafer ha detto chiaro e tondo, è ancora possibile che ci sia un seguito
Potresti fare una classifica dei giochi che porti in streaming? Una classifica non saprei. Potrei darti... cioè, io una volta che finisco il gioco darei un voto. Capito? Preferisco, perché la classifica lascia un po' il tempo che trova, no? Cioè, ho la mia classifica top 10 videoludica di sempre, ok? Mia personale. Però per ogni gioco che porto non ha senso mettere sopra, sotto, destra, sinistra, secondo me. Preferisco dare un voto e basta, che mi sembra più logico e sensato, onestamente. Detto questo, ragazzoni, niente, io a sto punto farei un paio di partitine a LOL, magari. Era per intrattenere, preferisco intrattenere dando il voto, chiaro. La classifica lascia... cioè, sembra proprio brutto. Mi sembra proprio un po' pessimo come cosa, capito? Dai, andiamo a fare un paio di partitine a LOL. Direi che con Brutal Legend abbiamo finito qui. Comunque sì, effettivamente l'ultimo spezzone, in realtà è tutta la trama, lascia bene o male a disposizione buoni spunti per un secondo capitolo. Ophelia e le sue lacrime nere, la sorella di Lars, il fatto che nostra madre fosse la regina degli inferi, quindi magari in un seguito noi dobbiamo prendere il controllo del mondo, tipo perché è scritto nel nostro destino, nel nostro sangue, cose così. Teoricamente le idee per un secondo capitolo ci sono, però se dopo 12 anni ancora non si sono fatti vivi, e soprattutto le dichiarazioni di Tim Schafer che mi ha mandato e che ho visto anche su internet risalevano al 2019, quindi ormai 2 anni fa. Se non sbaglio, la Double Fine al momento sta lavorando a qualcosa per Microsoft, perché sono stati acquisiti da Microsoft. Quindi Double Fine festeggia con un nuovo sito, niente. Stanno lavorando a Psychonauts 2, quindi no, col cazzo che vedremo a breve un seguito. Proprio zero totale. Dagli tempo, io gli do tutto il tempo che vogliono, ma se dopo 12 anni non si è ancora sentito parlare di un seguito e stanno lavorando già a Psychonauts 2, secondo me... ciaone, capito? Non c'è molto da aggiungere su questo. Vedremo, nel caso, se mai arriverà, ci faremo un pensierino se vorremmo giocarlo. Allora, io terminerei qui la registrazione per YouTube, se riesco a metterla su YouTube, perché fra l'altro in realtà sto ancora aspettando di mettere il secondo episodio, perché vi faccio vedere, guarda, faccio vedere dietro le quinte di YouTube. Praticamente c'è questa cosa bellissima che si chiama... questo è il primo episodio, ok? Questo è il primo episodio e ha ricevuto una quantità industriale di reclami per copyright, ok? È ricevuto il reclami per copyright perché ci sono dei brani all'interno del video che effettivamente sono coperti da copyright, quindi Black Sabbath, Nitro, Motorhead, Judas Priest, un po' di roba. Però comunque me l'ha fatto pubblicare perché nessuno di questi crea un impatto troppo pesante sul video. Magari non può essere visto in alcune zone del mondo e non viene monetizzato, ovviamente chi cazzo se ne monetizza con le mie 3 views. Devi metterli in descrizione, cosa vuol dire, chiaro? No, non funziona. Ah, intendi proprio, dici, metterli tipo come se fossero i credits. Non funziona. Non funziona, perché le azioni che puoi fare sono queste. O tagliare il segmento, quindi accorciare il video, e cancelli quella parte, solo che questa cosa non è fattibile perché viene una merda. O disattivare l'audio del brano. Per questo, per il primo capitolo, me l'ha fatto pubblicare senza grossi problemi, perché sti cazzi. Il secondo capitolo, invece, ha molte più violazioni. E quindi... ah, guarda, questo ha finito di farlo. Fantastico. Quindi questi, praticamente, l'unica cosa che puoi fare è cercare di togliere quello che è, capito? Cioè, disattivare solo l'audio del brano, vediamo se lo fa. Nel senso... in realtà, ogni volta che fai questa azione, deve rielaborare il video. Per rielaborarlo l'ultima volta ci ha messo quasi 24 ore. Taglia tutto, vediamo quanto rimane. Rimane... ti faccio vedere quello che rimane. Allora, inizio così. Buonasera, buonanotte ragazzi, ci vediamo domani sera, arrivederci. Mua. Finisce così. Sono 4 secondi netti di video, praticamente. Su 3 ore di live, finisce proprio così, secco. Senza se e senza ma. Vabbè, esatto, persino quelle, penso un po' te. Comunque vabbè, io concluderei la registrazione qui. Arrivederci amici di YouTube. Mua, bacini, ci becchiamo alla prossima, ciao.